importante rimanere saldi sui principi. Ecco, la pensa nello stesso modo Maria Cristina Pisani, che comunque aderisce alla coalizione di centrosinistra con il gruppo Insieme, però c'è da dire che all'interno di Insieme ci sono personalità politiche che hanno diversi percorsi. Sì, la penso allo stesso modo, non perché con l'onorevole Fiano facciamo parte di una coalizione di centrosinistra che si presenta con un programma unico alle prossime elezioni politiche, ma perché credo che la scelta del sindaco di Macerata sia una scelta saggia, dettata proprio dalla volontà di non alimentare ulteriormente quel clima d'odio che ha portato ad episodi tragici negli ultimi giorni. Certo, non è stata la negazione di quei valori democratici, di quei valori che sono alla base della nostra Costituzione, ma è stata semplicemente la richiesta di favorire una maggiore tranquillità, una maggiore anche distesa di quei toni che purtroppo in questa campagna elettorale continuano ad essere molto e troppo alti, per poter analizzare quelli che sono i fatti di cronaca che hanno sconvolto non solo un'intera cittadina ma l'intero paese, per poter poi favorire con più forza e ribadirlo anche nelle piazze italiane, ma in un altro contesto e con anche uno spazio temporale diverso, quello che è il contrasto a dei fenomeni, e l'onorevole Fiano in Parlamento ha ben definito quella che è la realtà attuale che purtroppo in questi ultimi anni ha contrastato anche non soltanto l'Europa ma anche il nostro paese, di cui l'importanza del suo anche provvedimento, perché i fenomeni di odio razziale non sono fenomeni che appartengono ad un'epoca superata, ma sono fenomeni purtroppo che si stanno riversando anche nella quotidianità a causa di un malcontento e spesso anche di un populismo fomentato. Io dico spesso che il populismo non va secondato, ma va in qualche modo governato, e la scelta del sindaco di Macerata è proprio la volontà di governare questo clima di odio, dettato anche, come dire, da una personalità che certo aveva un percorso suo politico, ma che coltivava idee razziali, coltivava idee fasciste, che oggi in un paese democratico non hanno più e non devono più esistere, anche chiaro, perché dovremmo ricordare tutti quello che il fascismo è stato e quello che il fascismo ha prodotto. Volevo salutare anche Paolo Arrigoni della Lega per cercare